passati. Le limitazioni imposte per contenere gli effetti del nuovo coronavirus hanno avuto ripercussioni evidenti sul patrimonio forestale della città. A farne le spese sono stati anche i numerosi parchi che sono tornati a disposizione di cittadini. Lo sblocco del lockdown dal 4 maggio ha consentito l'ingresso alle aree verdi, con il divieto di giochi e attrezzature ricreative, le quali sono state interdette e delimitate dal comune. L'arrivo della primavera rilancia l'eterno problema dello sfalcio della vegetazione dei parchi e giardini pubblici. La zona passeggi, ad esempio, è sovrastata dalle erbacce selvatiche che invadono gran parte dell'area frequentata quotidianamente da molti runner, bambini e anziani. Subito l'abbiamo notato. Io dico, c'è stato tanto tempo che si poteva tagliare, che non andavano gente, noi subito abbiamo notato come si poteva pulire, guarda, anche diamo anche noi una mano se si può. Io vengo, io ho spazzato io da sola qua per passare, per mettersi seduto. Purtroppo sì, d'altra parte sono stati chiusi tanto tempo, no? Ma ecco, trovarli così dispiace. Però adesso aspettiamo con pazienza, no? Come tutte le cose, anche qui cureranno. All'incuria del verde pubblico segnalato da diversi cittadini si aggiunge anche la presenza di cestini di rifiuti pieni di bottiglie di vetro e foglie che invadono sempre più lo strato di breccia lungo i giardini. Da noi l'hanno aperto giovedì, ma io credevo che aprendolo anche qualche giorno di ritardo ci potesse essere una pulizia, niente, l'erba è alta come le panchine, perché adesso invece è da pulire e la devono richiudere per fare i lavori, perché sennò è inutile che pulisci sempre quanto c'è. Poi passeggi, l'unico polmone verde che noi abbiamo in città e periferia, niente, io dico solo tenerlo pulito, non soltanto tagliando l'erba, anche tutto pulirlo proprio, guarda le foglie che ci sono per terra. L'apertura dei parchi, secondo i cittadini, non è stata all'altezza delle aspettative. Anche i piccoli giardini, che in alcuni quartieri rappresentano l'unico polmone verde, hanno risentito dell'assenza di interventi, come queste aree di fenile, segnalate da un nostro reporter di strada. In altre zone del quartiere, invece, più pericolose, gli addetti hanno già provveduto a tagliare l'erba.